Questa caratteristica, posso affermare con sicurezza, non viene considerata da nessuno. Tra l'anta e la colonna portante ci deve essere un franco di sicurezza maggiore o uguale a 25 mm. Questo perché durante il movimento di rotazione questo franco si riduce. Se si introducessero per errore delle dita, verrebbero schiacciate. Concordo con te che è un'eventualità molto difficile, ma pensa a un contesto in cui sono presenti dei bambini, i cui gesti sono irrazionali. In questo caso diventa molto pericoloso. Tra l'altro, proteggere e annullare questo rischio è veramente molto facile. Questo parametro, come molti altri che la normativa ti richiede di valutare, verrà analizzato molto approfonditamente durante la giornata formativa del 30 novembre che si terrà a Roma. Iscriviti, blocca il tuo biglietto e partecipa.